la mia vita, ora tutta la mia vita, indipendentemente da tutto quel che può succedermi, ogni suo attimo non solo non è insensata come era prima, ma ha l'indubitabile significato del bene che io sono in grado di infondervi. Sono i pensieri di Levin che concludono Anna Karenina. Una fine che è un inizio, un programma di vita. Ma tra la fine di Anna Karenina e il principio di resurrezione passano non solo più di 10 anni, ma si distende anche una lunga crisi, una fondamentale svolta nella vita dello scrittore. I dissidi che sono presenti nel romanzo Anna Karenina in realtà non sono risolti. Levin, il coprotagonista o il personaggio che accompagna la vicenda di Anna Karenina e di Vronsky, cerca salvezza dall'angoscia mortale che lo attanaglia in una nuova fede fondata sul bene, sulla fiducia nella ragione, fondata su una visione del cristianesimo. Ma né l'uno né l'altra sono in grado di dissolvere le contraddizioni in cui lo stesso Levin è avvolto e che sono anche le contraddizioni dell'autore, di Tolstoi. Sulla proprietà terriera si fonda il benessere della sua famiglia, gli oppressori sono sempre oppressori, i ricchi sono coloro che vivono sulle spalle dei poveri, ma soprattutto non c'è una risposta al problema della morte. Levin sentiva il bisogno o di chiarire la propria vita così che non sembrasse una beffa malvagia di qualche diavolo, oppure di uccidersi. Ma Levin non fece né l'una né l'altra cosa. Anna si suicida, ma questo non risolve la collisione del romanzo. Il cielo è vuoto. Il mondo fiorisce come un tiglio, è chiaro e desiderabile, ma vivere in questo mondo resta impossibile. La giustizia è morta. Tolstoi per primo lo denuncia in letteratura. Ma già nel 1869, mentre era in viaggio per visitare le terre nere che aveva acquistato nella lontana regione di Samara, inseguendo un ideale di un ritorno alla terra senza sfruttamento, in cui i contadini avrebbero dovuto diventare partecipi dei proventi dell'azienda agricola, durante una sosta in una locanda da Zamassa, Tolstoi era stato assalito da un'insormontabile angoscia esistenziale, quella che descriverà più tardi, nel 1884, nelle Memorie di un pazzo. È l'orrore di Arzamas, come scrive nelle lettere. Un'angoscia spirituale, una sensazione di tristezza, di paura. Credi che la morte faccia paura, ma ti sovvieni, pensi alla vita, ed è la vita agonizzante a far paura. Sono parole molto vicine ancora alla angoscia che prova Levin di fronte alla morte del fratello, anche questo un eco autobiografico dello scrittore. Levin pensa: la morte, la fine inevitabile di tutto. Quella morte era lì, in quel fratello amato. Io lavoro, dicevo, perseguo uno scopo e dimentico che tutto ha fine e che lo scopo supremo è la morte. Più concentrava il pensiero, più scorgeva chiaramente che nella sua concezione della vita egli aveva omesso soltanto questo semplice particolare, la morte. Ma dal momento che sono ancora vivo, che cosa devo fare ora? Che devo fare? Disse fra sé con disperazione. Accese la candela, si alzò senza far rumore e si avvicinò allo specchio. Anna Karenina, terza parte, capitolo 30. In questo breve passo di Anna Karenina vediamo già le tematiche che rimangono costanti in Tolstoi. L'angoscia di fronte alla morte, ma soprattutto che cosa devo fare. Che fare era il titolo del romanzo programmatico di Chernyshevsky,
il romanzo che aveva ispirato una generazione di rivoluzionari e populisti, che fare diventa in Tolstoi una domanda programmatica sulla vita, sulla necessità di trovare una risposta alle questioni maledette del senso della vita, del senso della morte. Che fare sarà anche il titolo rubato da Lenin nel suo programma rivoluzionario. Ma occorre notare un altro particolare, l'immagine dello specchio. Lenin si guarda allo specchio. Cercare un senso alla vita equivale a conoscere il vero io spirituale, l'immagine autentica di Dio e l'uomo, dice la teologia. Questi pensieri Tolstoi li esprime non in modo astratto, ma come un'intuizione artistica. E cercheremo di entrare anche nel romanzo di Resurrezione attraverso questa cifra dell'immagine, anche se apparentemente, a differenza di Anna Karenina e soprattutto di Guerra e Pace, Resurrezione sembra un romanzo aniconico. Ma rimaniamo ancora sul problema della crisi esistenziale di Tolstoi. Anna Karenina finisce nel 1877, pubblicata con un grande successo. Pochi anni prima, nel 1875, scrive all'amico Strahov, letterato, pubblicista, editore: «Non solo non ci sono più quei desideri che inavvertitamente mi avevano portato in alto, ma c'è un desiderio opposto, vergognoso, di fermarsi, di afferrarsi a qualcosa. Vi sono momenti di terrore. Ero convinto che la mia disperazione dipendeva non dalla vita stessa, ma dal mio punto di vista sulla vita. E cominciai a cercare quel punto di vista dal quale si potesse eliminare ogni assurdità». La ricerca di Tolstoi lo porta a guardare alla vita e alla vita di coloro che si professano cristiani. Nel luglio 1877 visita Optina, il monastero celebre per la sua apertura al mondo anche della cultura. Dalla crisi Tolstoi esce riscoprendo un cristianesimo nuovo. La via di uscita dalla disperazione è una via religiosa, ma una religione intesa come sapienza etica, come una risposta al che fare. All'inizio degli anni Ottanta si dedica a quattro grandi opere teologiche, diciamo così. Una l'ha ricordata anche Fernando Lepori nell'introduzione, la unificazione, esposizione dei quattro Vangeli. Tolstoi si documenta, guarda alle edizioni che venivano fatte in Europa occidentale, legge opere di esegesi, ritiene che il Vangelo debba essere unificato in base a un principio razionale, deve ispirarsi a tre criteri fondamentali: ciò che è comprensibile, ciò che non è comprensibile non è accessibile alla ragione, quindi deve essere escluso, deve rispondere alla domanda chi sono io e chi è Dio, deve infine dare una chiave di lettura chiara, riportando ogni cosa al fondamento principale, unico di tutta la rivelazione. Scrive Tolstoi nella prefazione all'Unificazione e Spiegazione dei Vangeli del 1991, 10 anni dopo la composizione dell'opera: «Quel che non è chiaro, quel che si capisce solo a metà, io lo interpreto non come mi piace, ma in modo che vadano d'accordo con passi più chiari e si riconducano tutto, ogni cosa, allo stesso fondamento». Qual è questo fondamento che Tolstoi cerca anche nel Vangelo? Le altre opere che scrive all'inizio degli anni Ottanta sono una analisi della teologia dogmatica che Tolstoi conduce
attraverso la lettura e la critica a volte impietosa del manuale di teologia dogmatica di Makary Bulgakov, una delle opere più improntate alla scolastica e alla razionalizzazione della fede, che lasciano del tutto inappagato lo spirito indagatore dello scrittore. E la finale opera di questi anni sono le Confessioni, in cui finalmente dirà in che cosa consiste la mia fede, che è la quarta opera di cui anche Fernando ha fatto accenno. Tolstoi è mosso alla ricerca della vera religione da una domanda angosciosa: che senso ha la vita? La sua vita è una vita di un benestante, è ricca, ha tutto quello che ha, è un uomo famoso, ha una moglie che lo adora, eppure è infelice, vorrebbe uccidersi. Quando guarda a se stesso e guarda a quelli che sono accanto a lui, comincia a riflettere. Scrive: nella ricerca della vera fede, i milioni che prima di oggi e ora vivono prevalentemente nell'indigenza, quindi nelle condizioni meno adatte per essere felici, sono felici e tranquilli e così fermi nella loro convinzione che attraverso le generazioni non vacillano nella fede. Ho sempre amato e amo queste persone. A me il saggio infelice e smarrito è rimasta la convinzione che il bene sta presso quanti soffrono con pazienza, che benedicono, che sono miti, che lavorano. Li ho amati e li amo e ho cominciato a guardare alla loro fede. Legge Schopenhauer, legge Salomone, legge Confucio, ma alla fine qual è la risposta? Noi, con tutta la nostra intelligenza, siamo arrivati alla conclusione che non sappiamo nulla, che la vita è male e che non si deve vivere, mentre loro sanno che la vita e la morte sono un bene che bisogna vivere. Questi brani dalla Confessione corrispondono a quello che scrive poi nella indagine sulla teologia dogmatica, in cui critica tutta la costruzione scolastica di Makary Bulgakov alla luce di quello che comincia a capire del cristianesimo. La realtà della fede è solo la vita, secondo la fede. E la vita, solo la vita, è sopra di tutto e non può essere sottomessa a nessuno, tranne che a Dio, che può essere riconosciuto solo con la vita. Dobbiamo tenere presente questa identificazione di Dio con ciò che può essere riconosciuto solo con la vita. Questa entrata nel cristianesimo attraverso la vita sarà anche il nucleo ideologico di Resurrezione, sarà anche la risposta che Tolstoi cerca di dare al grande problema che lo attanaglia, l'angoscia della morte. Nel 1884 comincia a pensare di essere uscito dalla crisi esistenziale, scrive di un rovesciamento, scrive di aver compreso qual è il nucleo del Vangelo. Ho vissuto al mondo 55 anni e se si escludono i 14 o 15 anni dell'infanzia, ne ho vissuti 35 da nichilista, nel significato autentico del termine, vale a dire non da socialista o rivoluzionario, ma da nichilista nel senso di mancanza di ogni fede. 5 anni fa credetti nella dottrina di Cristo e all'improvviso la mia vita mutò. Facciamo attenzione qui, nichilista è un termine inventato da un grande scrittore russo, amico di Tolstoi, Turgenev, proprio con l'idea di colui che nega ogni cosa. E la via di uscita per Tolstoi è credere, ma la sua fede è una fede in una dottrina, credetti alla dottrina di Cristo.
Bisogna però dargli credito che questo è per lui un vero e proprio rovesciamento, una conversione. Quello che prima mi sembrava buono, scrive, mi parve cattivo, e quello che prima mi sembrava cattivo, mi apparve buono. Questo rovesciamento dei valori, che ciò che è buono diventa cattivo e ciò che è cattivo diventa buono, sarà anche l'esperienza di Nekhliudov, il protagonista del romanzo Resurrezione a cui stiamo arrivando, sperimenterà lungo tutta la vicenda dell'opera. E infine, ecco qual è il nucleo che per Tolstoi deve essere ripreso dal Vangelo, da questa unificazione razionale che la fede invoca dalla ragione. Scrive sempre in che cosa consiste la mia fede, dopo molti dubbi e tormenti, rimasi nuovamente solo con il mio cuore, il libro misterioso davanti a me. E soltanto dopo aver perso la fiducia sia nelle interpretazioni della critica dotta, sia in quelle della teologia dotta, e averle accantonate tutte, secondo la parola di Cristo lessi: se non mi accoglierete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E improvvisamente capii quello che non aveva capito prima, il passo che per me risultò la chiave di tutto, fu quello del capitolo 5 di Matteo, versetto 39. Vi hanno detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non opponete resistenza al male. Il capitolo 5 di Matteo è l'inizio del grande discorso della montagna e la non resistenza al male diventa anche il nucleo ideologico di Resurrezione, un romanzo molto complesso, un romanzo stratificato a cui ci accingiamo ora alla lettura, tenendo presente questo sfondo della crisi esistenziale e della ricerca religiosa del suo autore. La trama del romanzo era stata suggerita allo scrittore da un suo amico, il procuratore Coni, che raccontava un fatto di cronaca: un ricco possidente aveva riconosciuto in una detenuta la donna che egli stesso aveva sedotto molti anni prima, causandone la rovina. Cerca di riparare al suo torto, chiede alla donna di sposarlo e la vicenda si concluderebbe con un matrimonio se la donna non morisse tisica in carcere. Tolstoi suggerisce all'amico di scrivere un racconto, un piccolo libro per la casa editrice che aveva messo su con l'amico Chertkov, uno forse dei primi tolstoiani di cui abbiamo già sentito parlare. Bisogna tenere presente infatti che proprio a seguito del rovesciamento, della conversione degli anni Ottanta, Tolstoi aveva deciso che tutte le sue opere scritte dopo il 1881 non avrebbero dovuto portargli nessun beneficio materiale, avrebbe rinunciato a tutti i diritti d'autore per gli scritti dopo quella data. Questo causò una serie di dissidi, di conflitti in seno alla famiglia, soprattutto con la moglie Sofia Andrievna Vers e con i figli. E costituisce anche una delle ragioni del dissidio interiore di quest'uomo, legato da un lato dalla famiglia, dai doveri del ceto, dai doveri di portare avanti l'azienda, e dall'altro da questa sua sete di radicalità evangelica. Il racconto però non viene scritto, Coni non scrive ciò che ha promesso e allora Tolstoi lo prega di cedergli il soggetto. Una prima stesura avviene nel 1889-1890, negli anni 90 Tolstoi è preso da altre
Urgenze, nel 1891 c'è una terribile carestia nella Russia, uno dei primi sintomi di quello che avrebbe portato alla crisi rivoluzionaria all'inizio del secolo successivo. Il mondo contadino era in crisi, la liberazione dei serbi della gleba nel 1861 aveva in realtà portato a un peggioramento della vita economica dei contadini, che avevano una totale incapacità di coltivare la terra senza avere una totale dipendenza economica dal padrone. Le terre erano state divise in modo tale che non potevano lasciar pascolare neppure il bestiame senza dover fare inchini al padrone, senza dover chiedere una autorizzazione, che si traduceva in una vera e propria schiavitù economica. Nella scrittura di Resurrezione allora si intrecciano tutte queste preoccupazioni e urgenze di questioni politico-sociali, la questione contadina, l'esaltazione dell'elemento sano e vitale del popolo. In Tolstoi è sempre viva questa utopia che la vita è reale solo nel lavorare la terra e il popolo sano è portatore del valore della vita, essi vivono, quindi hanno il senso della vita, e il senso della vita sta nel lavorare la terra. Per questo Lenin liquiderà Tolstoi come un utopista reazionario, e la critica al grande scrittore avveniva con eguale forza sia da destra sia da sinistra. Ma ci sono anche altri elementi che entrano a far parte del romanzo: la questione dell'universo carcerario, la questione penale, il tema centrale del Vangelo, non resistere al male, diventa anche una contestazione radicale dell'idea stessa di poter punire l'altro uomo, e questo si associa a una visione disincantata delle dure condizioni dei carcerati e dell'ingiustizia che si nasconde dietro l'amministrazione della giustizia. E soprattutto la critica alla commistione tra religione e potere. È stato ricordato che per leggere il Vangelo Tolstoi si doveva discostare dalla lettura tradizionale, dalla lettura ecclesiastica. Da 1800 anni scrive di interpretazioni sbagliate, e vedremo poi come questo, proprio in Resurrezione, diventa uno dei momenti cruciali, anche quello che avrebbe accelerato la sua scomunica da parte del Santo Sinodo. Ma in Resurrezione ci sono anche molte altre cose: la straordinaria vivezza di una miriade di figure secondarie che rendono il quadro, lo sfondo assolutamente reale e palpitante, dolente e al tempo stesso percorso incessantemente dalla forza inarrestabile della vita. Sono quelle figure, forse secondarie, che avrebbero entusiasmato un lettore come Chekhov, che invece rimarrà del tutto sconcertato e comunque indifferente all'afflato e al problema religioso che tormentava Tolstoi. Nel 1900, il 18 gennaio, in una lettera a Menshikov, Chekhov scrive di Resurrezione, appena uscito, con grande scandalo: un'opera mirabile, il più interessante di tutto è quel che riguarda i rapporti di Nekhliudov e Katyusha, e più ancora tutti quei principi, quei generali, quelle zie, quei mujichi, quei detenuti, quei guardiani. Ho avuto il fiato mozzo dalla scena del generale spiritista, comandante della fortezza di San Pietro e Paolo. È la scena in cui il generale da cui dipende la sorte della Maslova, la donna che Nekhliudov cerca di liberare, durante la seduta, tra un momento e l'altro in cui riceve i suoi ospiti, con un dottore che ha fatto venire cerca di far parlare gli spiriti, e questi spiriti devono dire se sono con il corpo o senza corpo nell'aldilà.
Tolstoi aveva una critica sferzante verso tutto quello che era misticismo, pseudomisticismo, spiritismo, che si intrecciava con il potere, una commistione che vedeva anche reale nella Chiesa ortodossa russa, la Chiesa dominante, con cui ingaggiava una serrata polemica. Ma veniamo allora al romanzo. Il momento conclusivo della stesura del romanzo viene accelerato per Tolstoi da una questione pratica, la setta dei Lukobori, una delle tante sette presenti nel mondo russo, gli chiede di aiutarli a espatriare. Sono dei pacifisti, non usano le armi, vengono attaccati dai banditi, sono stati deportati nel Caucaso e nel Caucaso sono oggetto di continue vessazioni sia da parte dei soldati sia da parte delle popolazioni locali, ma non si difendono, sono totalmente rispettosi alla lettera del principio evangelico di non resistere al male. Tolstoi è toccato di questa vicenda, decide di derogare al principio che si era prefisso di non ricevere soldi per le sue opere scritte dopo il 1881, scrive all'amico Chertkov: bisogna aiutare i Lukobori, cercate di vendere o tre racconti scritti alla mia vecchia maniera, questi racconti possiamo venderli con i proventi e aiutare all'espatrio in Canada di questi settari che il governo perseguitava e che non avevano i soldi per espatriare. Effettivamente, grazie all'aiuto di Tolstoi e dei figli di Tolstoi, questa setta fu in grado di espatriare in Canada. Questo evento esterno fu la molla che portò la maturazione anche del mondo interiore legato al romanzo di Resurrezione. C'è forse un'ultima cosa da dire per iniziare la lettura di questo romanzo e che comprenderemo meglio nella lettura stessa, la scomunica di Tolstoi. Nella prima parte ci sono delle descrizioni della liturgia che sono considerate oltraggiose, una bestemmia alla fede ortodossa. Tolstoi viene attaccato, il maledetto Giuda che odia la Russia, che ha cancellato nel suo spirito ogni cosa santa, ogni cosa pulita, morale, ogni cosa nobile, che vuole uccidersi come un maledetto suicida nel ramo arido del proprio orgoglio e del proprio talento pervertito, sono alcune delle frasi che leggiamo del vescovo, per esempio, Germogen, o il vescovo Teofane il Recluso, una delle autorità della Chiesa ortodossa russa della teologia della seconda metà del XIX secolo, scrive: in questo leone non c'è fede, non c'è Dio, né anima, né vita futura. Per lui il Signore Gesù Cristo non è che un semplice mortale. I suoi scritti sono un'offesa per Dio, per il Signore, per la Chiesa, per i sacramenti. È un distruttore del regno della verità, un nemico di Dio, un servitore di Satana. Dopo l'uscita di Resurrezione, i protettori di Tolstoi in Alto Locati non riescono più a proteggerlo, il sinodo ottiene la sua scomunica. È interessante la risposta che Tolstoi dà al sinodo. Che cosa credo? Ecco ciò in cui credo. Credo in Dio, che concepisco come spirito, come amore, come principio di tutto. Credo che Egli è in me e io in Lui. Credo che la volontà di Dio sia espressa con maggiore chiarezza nell'insegnamento dell'uomo, Cristo. Considerare questi un Dio e rivolgersi a Lui nella preghiera è per me un sacrilegio.
Credo che il vero bene dell'uomo è nel fare la volontà di Dio, e la sua volontà sta in questo, che gli uomini si amino. Credo che il senso della vita di ogni singolo uomo è perciò solo nell'accrescere in se stesso l'amore, che questo crescere dell'amore porta a ciascun uomo in questa vita una felicità sempre maggiore e dà, dopo la morte, una felicità tanto più grande quanto maggiore è stato l'amore in quell'uomo. Quanto maggiore è stato l'amore in quell'uomo. E in effetti, resurrezione. E sì, il romanzo dei convincimenti di Tolstoi, della non violenza, della non resistenza al male, della questione contadina, della divisione della terra, della rivoluzione, del problema della corruzione, del regime zarista, del ritorno alla vita sana dei contadini, è tutto vero, ma resurrezione è soprattutto il romanzo dell'amore, dell'amore umano, dell'amore tra un uomo e una donna, ma anche di quell'amore come ora Tolstoi lo comprende o cercava di comprenderlo alla luce del Vangelo. Ecco perché Resurrezione è un romanzo, ma in realtà non è più un romanzo. Non è più un romanzo come Guerra e Pace, il grande affresco storico, non è più nemmeno come Anna Karenina, il romanzo psicologico degli intrecci sentimentali e della introspezione psicologica. È il grande romanzo dell'amore di Katiuscia, di Nekliudov, della potenza invincibile dell'amore che porta, secondo Tolstoi, alla resurrezione. E questo è letto, detto implicitamente nella trama del romanzo, con il Vangelo come punto di riferimento. Ma è anche un romanzo da tecniche innovative. Chekhov aveva visto la straordinaria presenza dei personaggi secondari, e questi personaggi secondari non sono semplicemente dei bozzetti dello sfondo, ma sono la rappresentazione della multiformità irripetibile della vita, dell'attenzione amorosa di Tolstoi a ogni singola vita, a ogni singola sfumatura. Ogni dettaglio deve essere esatto. Tutto si può inventare, confidava Tolstoi all'amico Gorky, venuto a visitarlo negli ultimi anni della vita, ma non la psicologia. La psicologia deve essere esatta. Il dettaglio è indizio della verità. La trama è molto semplice, abbiamo ricordato il soggetto dato a Tolstoi dall'amico Coni. Nel romanzo diventa la vicenda di Nekliudov, aristocratico, principe, ricco, che in gioventù era stato affascinato dalle idee spenseriane, dall'utopia di Henry George di dare la terra ai contadini. La terra non poteva essere posseduta, lui stesso da giovane aveva rinunciato alla parte di eredità paterna distribuendola tra i contadini, facendo inorridire i suoi familiari, e della giovane Katiuscia. Katiuscia è una figlia illegittima della serva, delle zie di Nekliudov, che allevano in casa loro, e quando il nipote va, la prima si innamora, poi la seduce, poi la abbandona, la ritrova dopo 12 anni inconsapevolmente mentre è giudicata, nel frattempo è diventata una prostituta, è accusata ingiustamente, come si vedrà dallo sviluppo del romanzo, di beneficio. Nonostante questo viene condannata, e tra i giudici che la condannano, senza quasi accorgersene, tra i giurati c'è lo stesso Nekliudov, che però la riconosce. Lui riconosce lei, ma Katiuscia non riconosce lui. Nekliudov allora andrà in carcere, cercherà in ogni modo di salvarla, cercherà soprattutto di ottenere il suo perdono. Una delle epigrafi del romanzo, che ricorre anche alla fine, è proprio il versetto di Matteo 18, 21, 22. Pietro si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare a mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?»
E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Nella prima parte Nekhludov cerca il perdono di Katyusha, che però sembra respingerlo. Nella seconda parte Nekhludov, per ottenere la liberazione della donna, va a Pietroburgo, nell'alta società, cercando di far cassare la sentenza e portando tutta una serie di lettere, di richieste, di suppliche, di domande di grazia dei carcerati che nel frattempo aveva conosciuto attraverso Katyusha. La terza parte è la deportazione in Siberia. Nekhludov segue il convoglio dei forzati che vanno alla loro destinazione. Proprio in questa fase di deportazione ci sarà la rinascita morale dei due. È interessante vedere però la tecnica con cui Tolstoi intreccia questo soggetto molto semplice, quasi banale. Anzitutto la tecnica del flashback, il modo di narrare sembra quasi più cinematografico che narrativo. Il punto di partenza è la donna che viene scortata dalle guardie al luogo del giudizio. I passanti la guardano, i bambini pensano: questa donna sicuramente è pericolosa. C'è un particolare dei colombi. Davanti al marciapiede di una panetteria si alzano in volo, portano una folata di aria fresca al volto di Katyusha. Ci sono due grandi scene che vengono rievocate dai protagonisti dell'unico grande evento che costituisce il punto di unione delle loro vicende e anche la crisi delle loro esistenze, cioè il loro grande amore da ragazzi e la seduzione che ha rovinato dal punto di vista morale Nekhludov, facendolo diventare parte di quell'ambiente da cui non riesce a districarsi e che hanno portato Katyusha alla prostituzione e poi ai lavori forzati. E proprio qui, in questo romanzo in cui ci sono pochissime immagini, compaiono le poche immagini della trama narrativa che, come i particolari che devono essere esatti e diventano un punto di vista su tutta la vicenda, ci permettono di entrare in questo romanzo. Mentre guarda e riconosce Katyusha, che significativamente non si fa più chiamare Katia ma Lyubov, cioè amore, è il nomignolo che le hanno dato nella casa di tolleranza, Nekhludov rievoca, o meglio Tolstoi rievoca attraverso i pensieri di Nekhludov, quello che era stato il loro amore, dove Katia era una ragazzina, lui era un giovane che finiva la sua dissertazione sulla dare la terra ai contadini, tutto invaghito degli ideali della giovinezza, non si accorge neanche di essere innamorato. Questo è un amore puro, un amore che quasi si fonde con la natura, col gioco alle corse che fanno dietro i cespugli. La ragazza ha gli occhi umidi come il ribes nero, il profumo della primavera sembra esalare dalle stesse pagine del romanzo. Quando, dopo 3 anni, dopo gli anni del servizio militare, Nekhludov ritorna dalle zie prima di partire per la guerra contro la Turchia, non è più lo stesso uomo, non ha più la stessa purezza di prima. Nel servizio militare gli hanno insegnato che se seduce una donna viene premiato, viene elevato alla
nella stima dei suoi commilitoni. Il gesto che aveva fatto di donare la terra ai contadini aveva fatto inorridire i suoi familiari, ma se dilapida un patrimonio per la sua vita facile a Pietroburgo, la principessa sua madre quasi ne è contenta, perché così bisogna fare. Una serie di contraddizioni tra ciò che è buono e che in realtà è cattivo, e ciò che sembra cattivo ma che in realtà è buono, è la trama che descrive i due uomini che sono in Nekhludov ma che sono in ogni uomo, scrive Tolstoi, quello spirituale e quello animale. Quando ritorna dopo 3 anni da Katyusha, che ormai ha 17 anni, Nekhludov ha questa duplicità in se stesso. Si ferma forse con un inconscio desiderio di possedere la donna, ma rivedendola rivive anche la prima purezza del suo amore per lei. E la scena iniziale è quella della notte di Pasqua, cioè la notte di resurrezione che vive insieme, che si ferma dalle zie per trascorrerla con loro. È molto importante questa scena iniziale perché è la resurrezione di Cristo, che nel romanzo è messa come flashback all'inizio e che avrà poi un esito rovesciato alla fine. Quel mattutino doveva restare uno dei ricordi più duraturi e luminosi nella vita di Nekhludov. Sono nella liturgia della notte di Pasqua, la chiesa è piena, ci sono i contadini, le zie, l'aristocrazia, Nekhludov con l'uniforme nuova, col mantello, che va seguendo Katyusha, avvindata da festa. Appena Katyusha scorse Nekhludov, le affluì al viso il giovane sangue e i suoi occhi neri un po' strabici si fermarono su di lui, ridenti, felici, in uno sguardo ingenuo dal basso in alto. Katyusha guarda sempre con gli occhi un po' strabici e poco a poco nel romanzo si comprende che questi occhi un po' strabici sono in realtà gli unici a vedere bene, sono gli unici che sanno illuminare tutte le cose che toccano con la luce dell'amore. Ogni cosa aveva un'aria di festa, tutto era solenne, allegro, bello e tutti ripetevano «Cristo è risorto! Cristo è risorto!» Tutto era bellissimo, ma più bella d'ogni cosa era Katyusha, con l'abito bianco, il cinto turchino, il nodo rosso nei capelli, gli occhi splendenti di gioia. Per lei solo brillava l'oro dell'iconostasi, per lei bruciavano i ceri del candelabro. «È la Pasqua del Signore, rallegratevi, è la Pasqua del Signore!» Tutto quello che era buono e bello era per Katyusha. E Katyusha doveva capirlo perché Nekhludov lo sentiva in sé, guardando le agili forme della giovinetta. «Cristo è risorto!» disse Matriona Pavlovna con un cenno della testa. «È veramente risorto!» rispose il giovane e l'abbracciò. E guardò Katyusha. Essa si fece rossa, ma gli si accostò subito. «Cristo è risorto!» rispose egli. Si baciarono 2 volte e si fermarono, come se si chiedessero se dovessero continuare. Poi, decisi, si baciarono per la 3ª volta ed entrambi sorrisero. Questa funzione diventa un punto luminoso che però è perduto nel passato. Tutto il romanzo è una sorta di sforzo di risalire all'indietro questa corrente della corruzione, della devastazione, della disperazione che non riesce a ritornare a quell'originale luce della resurrezione. Il secondo flashback è sulla stessa vicenda, visto però da Caterina Mikhailovna Maslova, la ragazza del racconto, la eroina. Nekhludov si fa riconoscere, lei non lo riconosce durante il dibattimento giudiziario, solo dopo, quando va in carcere, e la sua prima reazione è di respingerlo.
È straordinariamente fine e delicata l'indagine psicologica di Tolstoi sul carattere, sulla psicologia di questa donna ferita, fondamentalmente oltraggiata in tutto il suo essere. Scrive che di Nekhludov lei non si ricordava mai, perché era troppo doloroso. Lui, proprio il giorno dopo questa luminosa Pasqua, l'aveva sedotta, facendo forza sulla sua posizione di forza e soprattutto uniformandosi a quello che tutti fanno e che tutti ritengono sia giusto nella sua condizione. Quando alla fine riconosce Ekaterina Maslova già in carcere che quel principe che cerca di aiutarla era lo stesso Nekhludov che lei aveva amato, riemerge quel ricordo che essa aveva cancellato. Dalla relazione nasce un bambino, lei rimarrà incinta. 6 mesi dopo sa che Nekhludov doveva passare di là e la scena, questa volta non della seduzione, ma del disperato tentativo di Ekaterina Maslova, di Katyusha, di ritrovare, di riallacciare la sua relazione con Nekhludov, ancora credeva al suo amore. Sa che non si fermerà dalle zie, però sa che il treno passa nella stazione non lontano. Si alza nella notte, va verso la stazione, ma la strada è buia, la pioggia viene a confondere la strada e arriva quando il terzo segnale già era stato suonato, il treno sta per partire, accompagna Katyusha, la figlia della cuoca, anche questo uno dei dettagli che fanno grande l'arte di Tolstoi. Vede alla fine il vagone in cui c'è Nekhludov insieme ad altri ufficiali. Quel vagone era meglio illuminato di tutti gli altri. Sopra un tavolinetto erano accese 2 grosse candele. Nekhludov, in calzoni stretti e in maniche di camicia, era appoggiato al bracciale del canapè e rideva. Appena essa lo aveva riconosciuto, aveva bussato al vetro dello sportello con le sue dita gelate. Ma proprio in quel momento era stato dato il terzo segnale, il treno si era mosso, retrocedendo, e poi dopo l'uno, dopo l'altro, i vagoni avevano cominciato a muoversi in avanti. Uno dei giocatori si era alzato con le carte per guardare meglio fuori dallo sportello. Allora lei aveva bussato per la seconda volta e aveva avvicinato il volto ai vetri. In quel momento però anche quel vagone aveva incominciato a muoversi. Lei si era messa a seguirlo. L'ufficiale aveva voluto abbassare il vetro, ma non gli era riuscito. Nekhludov si era alzato. Aveva provato anche lui. Il treno aveva accelerato il suo cammino, tanto che per seguirlo Katyusha aveva dovuto affrettare il passo. Il treno aveva aumentato la sua velocità. Il vetro si era abbassato. In quel momento il conduttore l'aveva respinta e si era slanciato sulla piattaforma del vagone. Il vagone di prima classe era già lontano. Il vento, non incontrando più alcun ostacolo, le aveva strappato il fazzoletto dal capo. Senza badare alla perdita del fazzoletto, essa aveva continuato a correre. «Zietta Mikhailovna!» aveva gridato la figlia della cuoca. «Avete perduto il fazzoletto!» Katyusha si era fermata, si era presa la testa fra le mani, era scoppiata in singhiozzi. Inserzione della bambina che grida a Katyusha: «Avete perso il fazzoletto!» è di una rara poeticità. Da quella notte tremenda aveva cessato di credere in Dio e nel bene. Prima aveva avuto fede in Dio e aveva creduto che anche gli altri credessero in lui, ma da quella notte si era persuasa che nessuno ci crede e che tutto ciò che si dice di Dio e della sua legge non è altro che un inganno e una menzogna. L'uomo che essa amava e che l'aveva amata, l'aveva abbandonata. Probabilmente molto più delle confessioni
esplicite della religione di Tolstoi, questo brano poetico di rara forza ci dice che per lui la fede è la fede dell'amore. Credere in Dio non è tanto diverso da credere nell'uomo che si ama, da credere nell'amore. Se non si può credere nell'amore, non si può credere neanche in Dio. Ed è anche molto interessante che la prima conversione di Nekhludov, quando si pente, si riconosce mentre è giurato il torto che ha fatto a Katyusha, è ancora una conversione di colui che vede quanto è buono, si riconosce protagonista di un atto morale. Infatti, quando al primo risveglio della coscienza di Nekhludov sente di dover riparare al torto che ha fatto Katyusha, Tolstoi scrive: Dio, che viveva nella sua coscienza, ne aveva preso possesso. Non solo egli sentiva la libertà, la bontà, la gioia di vivere, ma sentiva anche la forza del bene, la capacità di fare tutto il bene possibile in un uomo. I suoi occhi erano pregni di lacrime buone e cattive. Buone, perché erano lacrime di felicità nate dal risveglio dell'essere morale sopito da molti anni. Cattive, perché erano lacrime di intenerimento su se stesso e la sua bontà d'animo. Soffocava. Andò verso la finestra. Questo andare verso la finestra è un parallelo di quella finestra del treno che non riesce ad aprirsi di fronte alla disperazione di Katyusha che lo chiama. Resurrezione è piena di questi paralleli, di queste sottili corrispondenze, un romanzo che non ha una trama, tutta l'intreccio amoroso degli altri romanzi viene abbozzato e poi scartato, non si dice nulla delle relazioni, dell'evoluzione delle relazioni, per esempio tra Nekhludov e Lissi Korchagina, la principessa che vorrebbe sposarlo e che scompare poi nella seconda parte del romanzo. Ma è interessante seguire le evoluzioni del rapporto tra Nekhludov e Katyusha. Durante uno dei loro incontri in carcere, Nekhludov comincia a capire la vastità, la gravità del torto, del male che egli aveva fatto. Grazie alle sue conoscenze è riuscito a farsi introdurre dal direttore del carcere in un colloquio privato con Caterina Maslova e tra i due c'è questo colloquio. Vorrei parlarvi di un affare personale. Nekhludov vuole proporle di sposarlo. Vi ricordate di ciò che vi ho detto l'altro ieri? Mi avete detto tante cose ieri l'altro. Cosa mi avete detto? Vi ho detto che ero venuto per pregarvi di perdonarmi. Perdonare che? Sempre perdonare. È inutile. Voi fareste meglio... Devo dirvi ancora, proseguì Nekhludov, che voglio riparare la mia colpa. Ho deciso di sposarvi. Il viso della Maslova espresse a queste parole uno spavento improvviso. I suoi occhi strabici cessarono di ammiccare per fissarsi severamente in quelli di Nekhludov. «E bisogno c'è di sposarmi?» replicò con un accento cattivo. «Sento il dovere dinanzi a Dio di farlo. Di quale Dio mi state contando? Dio, quale Dio? Avreste fatto meglio di pensare a Dio in quel giorno in cui...» E si fermò con la bocca aperta. Nekhludov sentì per la prima volta il forte puzzo di acquavite che esalava da quella bocca e capì il motivo della sua esaltazione. Katyusha è anche una donna perduta che si dà al bere, ma Tolstoi, che pure aveva fatto delle campagne contro l'alcolismo, contro il fumo, capisce perché. Perché era troppo doloroso vivere, quando beveva sentiva di poter avere stima di se stesso, di se stessa, che altrimenti non era possibile. Tuttavia, col tempo, con la perseveranza di Nekhludov, e questa perseveranza aiuta forse più lui che lei, Katyusha comincia a evolvere, decide di non bere più, accetta di essere trasferita nell'infermeria, e quando Nekhludov
torna a vederla, è già cambiata, è già mutata. Il colloquio che ha la seconda volta con lei in carcere trova che è un'altra persona. Ne chiudo le porte una fotografia, ed ecco l'immagine di cui dicevamo, una delle rare immagini del romanzo, un dettaglio apparentemente secondario che illumina tutta l'opera. Non dimentichiamo che Nekhludoff è una sorta di pittore dilettante. La principessa che vuole fargli sposare la figlia lo lusinga, e non dimentichiamo che anche Vronsky era un pittore mancato. Dopo il primo processo, quando Caterina viene condannata e lui decide di aiutarlo, Nekhludoff decide anche di dare la terra ai contadini. Per far questo ritorna alla proprietà anche delle zie e trova una fotografia. Una fotografia in cui c'è lui, le due zie e la Caterina, Katiusha, ancora giovane, l'unica cosa, l'unico oggetto che salva dal suo passato. E ne fa dono alla Maslova quando la visita nell'infermeria, quando appunto vede che cos'ha, che cosa pensa, che cosa sente. L'ho trovata a Panovo, le disse, forse vi farà piacere di rivederla, prendetela. Sollevando le sue sopracciglia nere, essa guardò la fotografia con gli occhi leggermente strabici, come se avesse voluto domandare a che serve. Ma dopo il dialogo che ho riportato nei testi, c'è questa scena, che qui non è messa per ragioni di spazio, tra la Maslova e la infermiera che vive con lei nel carcere. «E che cos'è lui che te l'ha data?» domandò la grossa infermiera. «Sei veramente tu? E chi vuoi che sia?» disse la Maslova sorridendo e guardando in faccia la compagna. «E quello è lui? E quella signora è sua madre?» «No, è la zia.» «Non mi avresti riconosciuta?» domandò la Maslova. «Riconoscerti? Mai e poi mai. Hai un aspetto completamente diverso.» Il brano che segue ritesta nella Maslova. Maslova è il nome che Tolstoi usa per designarla nel suo stato di carcerata, di forzata, di prostituta. Katiusha lo riserva nei momenti in cui evoca la sua vita passata o la sua vita quando sarà ricostituita come pienamente degna di una persona. Questo brano che segue di un'arte mirabile. Ripensando al suo rapporto con Nekhludoff e aver accettato l'aiuto di lui, Katiusha ha un moto di ribellione interiore. Scrive Tolstoi, si pentiva di aver lasciato sfuggire l'occasione poco fa, di ripetergli che lo conosceva, che non gli avrebbe mai permesso di abusare della sua anima come aveva abusato del suo corpo, che non gli avrebbe mai concesso di fare di lei un pretesto per esercitare la propria generosità. E non avrebbe saputo resistere alla tentazione, a dispetto del proprio giuramento, di non bere se fosse stata ancora in prigione. Ma nell'infermeria non era possibile procurarsi acquavite. Dopo essere rimasta qualche tempo seduta sopra la panca, Maslova tornò nella sua camera e senza rispondere alle domande della compagna, pianse a lungo sulla sua vita perduta. La terza parte è anche la conclusione del romanzo e anche della nostra conversazione a cui ci avviamo, e segue due vie parallele. Per consiglio, per aiuto di Nekhludoff, la Maslova viene messa tra i politici, quelli che erano
condannati per aver partecipato a moti rivoluzionari, ma che erano anche gente molto colta, molto capace, e questo la rende sensibile, pur essendo lei una detenuta comune, alle esigenze che venivano dette, sentite, soprattutto l'attenzione alla sua umanità. Conosce un carcerato, Simonson, il prototipo forse un conoscente tolstoiano dello stesso scrittore. Simonson considerava un delitto la distruzione di qualunque essere vivente, stava contro la guerra, contro la pena di morte, contro ogni assassinio, non solo di uomini ma anche di animali. Simonson si innamora di Katiuscia e lei se ne accorge. Nekhludov le offriva il matrimonio per generosità, mentre Simonson l'amava qual era oggi, semplicemente perché l'amava. Lei sentiva che egli la considerava come una donna poco comune, diversa dalle altre, con alte qualità morali. Quali erano queste qualità non lo sapeva, ma in ogni caso, per non ingannarlo, faceva ogni sforzo per manifestare le proprie qualità possibili, e questo la obbligava a essere più buona. Nekhludov si accorge di questo cambiamento, la decisione di Ekaterina Katiuscia di sposarsi, di legarsi a Simonson è uno dei momenti più interessanti del romanzo nel gioco dei sentimenti dei due protagonisti. Da un lato Nekhludov si sente ferito nel suo orgoglio di essere stato preferito a un carcerato, dall'altro vuole lasciarle tutta la sua libertà. Ma al tempo stesso, nel dialogo finale, che sarà anche il momento in cui effettivamente Katiuscia perdona Nekhludov, lui si accorge che lei lo ama ancora e che non vuole legarsi a lui per evitare di perderlo definitivamente, e che legandosi a Simonson lo lascia libero. Nekhludov è riuscito a farle ottenere la grazia, è riuscito quindi a ridarle la libertà, ma la vera libertà per Katiuscia era stata ritrovare la sua dignità di donna, di essere umano, di persona, grazie anche all'amicizia di alcune figure, che sono tutte figure molto vive, molto importanti tra questi politici. La frequentazione di questo ambiente di carcerati anche per Nekhludov diventa un momento in cui capisce la vera umanità, uno degli avverbi che ricorrono più frequentemente in Resurrezione è Ocevidna, in russo vuol dire evidentemente, ciò che si vede con gli occhi. Nekhludov recupera la vista, recupera la visione chiara di ciò che è. Il problema della dare la terra, il problema della causa rivoluzionaria passano in secondo piano rispetto al risveglio morale dell'anima di Nekhludov, che comincia a comprendere la sua reale situazione. Possiamo dire che per Katiuscia c'è una effettiva resurrezione, una resurrezione data dall'amore, una resurrezione che non è ormai più sotto il segno della religione. Per Nekhludov questa avviene in un secondo momento, quando dopo la visita al carcere, in cui c'è la finale soluzione del legame con Katiuscia, in cui lui dà a lei la sua libertà, ma soprattutto lei dà a Nekhludov il suo perdono, dicendo che tra noi due i conti li farà Dio, tra il dare e avere, chi ha dato di più, chi ha perdonato di più e chi ha fatto più del male. Nekhludov prende in dono un Vangelo che un inglese che si accompagnava a lui per fare un'indagine sull'universo carcerario russo dona ai carcerati e dona anche a lui, e nella scena finale apre il Vangelo a caso e lo apre appunto sul testo di Matteo 5 e Matteo 18, perdonare 70 volte 7, e poi legge il discorso della montagna, in cui Tolstoi
propone l'interpretazione che aveva ormai elaborato negli anni 80 e 90 nei suoi scritti sulla religione, dove il centro del Vangelo deve essere dare un senso alla vita. Ma se questo scandalizzava un po' un scrittore sensibile come Chekhov, che diceva scrivere, scrivere, sì, ma poi buttare tutto in teologia citando lunghi brani del Vangelo, questo non funziona, non è artisticamente appagante, è vero, ma ormai il romanzo non è più un romanzo, ormai è Tolstoi che parla a nome proprio. La conclusione del romanzo è fuori dal romanzo, è il fare quello che il comandamento di Cristo chiede. Non c'è un orizzonte trascendente, non c'è una visione mitica, ma forse neanche di fede nel trascendente, ma c'è una visione di fede nell'amore, in cui è forse più eloquente, più persuasiva quella espressa dai personaggi con la loro vicenda che quella esplicitamente descritta dall'autore nella sua commento alle vicende. Ma nella conclusione bisogna mettere un altro punto che illumina tutta la visione che ormai Tolstoi ha del Vangelo e che mette in bocca a un contadino pazzo, o almeno pazzo così come lo ritenevano gli altri, proprio in una delle ultime scene del romanzo, nell'ultima tappa, nel Cludo per raggiungere i forzati, incontra, attraversando un fiume, un vecchio contadino. Quando tutti si segnano la croce al suono della campana del vicino convento, il vecchio rimane senza scoprirsi il capo, senza alzarsi, senza fare il segno della croce. Il cocchiere di Nekhludov lo apostrofa: «Perché tu non credi? Perché non preghi?» «Pregare chi?» replicò il vecchio lacero. «Ma si sa chi?» disse il cocchiere. «Dio! E mostrami dunque dov'è il tuo Dio?» Il viso del vecchio esprimeva tanta serietà e decisione che il cocchiere si turbò leggermente. «Dove? Ma si sa, è in cielo. E ci sei stato? Che ci sia stato o no, tutti sanno che bisogna pregare Dio». E qui la replica del contadino è la citazione di 1 Giovanni 18. «Nessuno ha mai visto Dio, l'unico suo figlio, che è nella sua sostanza e che è nel seno del Padre, l'ha rivelato», disse il vecchio con la stessa vivacità e con aria greve e tetra. Questo passo è uno dei passi più cari di Tolstoi, che lo ha più volte tradotto insieme a tutto il prologo. Nella sua traduzione Tolstoi traduce: «Dio nessuno l'ha mai raggiunto e lo raggiungerà mai. Il Figlio, che è come Dio, essendo nel cuore del Padre, ha mostrato la via». Commenta Tolstoi: «Che io sappia di esistere deriva dal fatto che in me c'è la sapienza, e per Tolstoi sapienza è la sapienza di vita, e con sapienza di vita, rasumienie, lui traduce quello che Giovanni in greco dice logos, il logos della vita. Del principio che ha creato l'intero mondo dei fenomeni io non so nulla, né posso sapere. La sapienza della vita, è quella luce attraverso la quale io posso vedere». In questa luce si chiude il romanzo, è una luce che forse non è ancora la luce della trascendenza, ma è la luce di chi non cessa di cercare e di chi ha infine trovato un senso della vita nel Vangelo come una via verso l'amore.
Mi fermo qui anche perché abbiamo superato i limiti della nostra conversazione, ma molti spunti possono naturalmente continuare a venire da voi o nella lettura.